Confindustria Cuneo organizza un convegno sul tema della Brexit per aiutare le imprese cunesi a destreggiarsi un po' con questa novità. Innanzitutto è qualcosa che vi hanno richiesto proprio i vostri associati? Sì, ci sono state naturalmente delle richieste sui temi specifici, diciamo così, di operatività delle aziende. Siamo sollecitati a intervenire per supportare le aziende nel capire quali dovranno essere gli step da affrontare per le, diciamo così, i cambiamenti normativi e conseguentemente operativi che si pongono di giorno in giorno. La cosa che va immediatamente rilevata è che nell'immediato, almeno a livello di traffico merci, non cambia niente, perché c'è un periodo transitorio che dovrebbe valere ad oggi, è previsto che valga fino a fine anno, e quindi, salvo proroghe, abbiamo ancora quella circa 10-11 mesi davanti per una situazione di normalità, nel senso che le merci verranno scambiate esattamente come prima in una situazione di cessioni intracomunitarie, si dice in senso tecnico. E sarà interessante capire che cosa dovranno fare per il dopo, perché a meno che non venga deciso nel corso di questi 10 mesi un'ulteriore proroga, un ulteriore differimento del cambiamento, cosa direi con lo stato, il governo attuale inglese improbabile, ci troveremo poi un regime di esportazioni, quindi si passerà dalla situazione di vendita nell'ambito comunitario a una situazione di vendita rispetto al mondo intero. Quindi, a meno che non ci siano accordi differenti, ci potrebbero anche essere dei costi aggiuntivi a commercializzare con l'Inghilterra? Costi aggiuntivi, diciamo che quello che oggi viene visto come un costo, e quando si parla di costo vuol dire cambiare l'impostazione amministrativa del trasferimento della merce, quindi del discorso dell'impostazione contrattuale che lo precede, da un modo a un altro. Però noi diciamo che quello che oggi viene visto come un costo va valutato come un'opportunità. Sicuramente il mercato inglese è un mercato che per le imprese del territorio cuneese in particolare è di assoluta attrazione, e quindi, al di là di quello che può essere un mutamento nell'organizzazione degli scambi, il cambiare pelle a questi scambi può anche essere visto come un'opportunità delle imprese a pensare, a studiare magari insediamenti nel territorio inglese per, diciamo così, favorire un'espansione dei propri traffici. Ecco, l'ha già anticipato, ci sono tante aziende che hanno come interlocutore l'Inghilterra. Sì, sotto il profilo delle esportazioni è un mercato di assoluto rilievo, sia per, diciamo, quei due settori che sono più rappresentativi della nostra realtà economica. Mi riferisco in particolare al settore meccanico e agroalimentare, quindi sicuramente è un mercato importante.